di tempo, se c'è qualcun altro si manifesta subito, altrimenti facciamo un ultimo round di tutti i nostri relatori per diciamo così, rispondere alle sollecitazioni ricevute dal pubblico e naturalmente anche commentare reciprocamente gli interventi. Seguiamo un po' l'ordine, diciamo, l'ordine, quindi Andrea, prima di tutto. Grazie, molto rapidamente. Molto rapidamente. Il primo punto è che la storia di Danone è interessante anche perché nella logica del Golden Power, perché Danone, che come dicevo prima, come tutti sappiamo, fa gli yogurt, quando alcuni anni fa la PepsiCo voleva acquisirla, il governo francese, che dal suo interventismo, intervenne per l'appunto e bloccò l'acquisizione. Quindi quando si aprono le porte dell'interpretazione, ovviamente anche un settore che a prima vista non sembra così strategico come quello degli yogurt può essere considerato tale in termini di Golden Power. Seconda considerazione è sul tema del capitale di aziende. Due cose semplicemente, secondo me, intanto c'è una questione di qual è il tasso di rendimento che è una costruzione culturale, una costruzione sociale, cognitiva, che viene richiesto e sappiamo che negli ultimi anni questo tasso di rendimento è aumentato a dismisura da un certo punto di vista, poi ovviamente questo forse è il problema che ulteriore e più profondo rispetto alla natura dell'azionista, il quale azionista può essere paziente. Io penso, sono d'accordo sicuramente con Pietro nelle sue considerazioni, penso che alcuni casi ci siano di investitori, di casse di investitori che sono pazienti, e per carità ho sviluppato una passione insana per le fondazioni industriali danesi e svedesi che posseggono tutte le grandi imprese danesi, che non sono tantissime notoriamente, ma la Carlsberg, la Maersk, la Lego, insomma, le grandi imprese sono di proprietà di fondazioni industriali, cioè la famiglia che è fondatrice, piuttosto che continuare a esercitare il controllo direttamente, ha creato delle fondazioni industriali, che hanno le stesse caratteristiche delle fondazioni bancarie, nel senso lato, che sono gestite a loro volta da manager. L'impresa partecipata è gestita da manager, la famiglia raccoglie i dividendi, e questo ha permesso a tutte queste imprese di avere degli orizzonti di lungo periodo per quanto siano anche quotate. Infine il tema della democrazia, ovviamente, e della compatibilità tra democrazia e capitalismo, e l'evoluzione del capitalismo sono tantissime le considerazioni che si possono fare. Io vorrei richiamare, forse da un certo punto di vista, l'apparente incoerenza tra i due sistemi, perché il mercato si basa sul meccanismo dell'exit, cioè uno non è contento appunto del valore dell'azione e vende l'azione. La democrazia in teoria, anzi anche in pratica, la democrazia è senza aggettivi, come si suol dire, invece si basa sul meccanismo del voice, per tornare all'attrittico di Hirschman. Quindi apparentemente i due meccanismi non sono compatibili, però poi ci sono delle strutture di cooptazione, probabilmente, perché poi il merito e la cooptazione, come diceva prima Pietro, sono due maniere di creare classi dirigenti che alcune volte sono compatibili, altre volte non lo sono, ma poi alla fine sappiamo che la cooptazione è quella che funziona di più. Ora, la cooptazione c'è un meccanismo di legittimità e se io coopto sempre uno soltanto che è mio amico, perdo legittimità a un certo punto. Quindi mi gioco la mia reputazione nel meccanismo di cooptazione. Quando poi però tutto esplode, come si è visto in certi casi in Italia e altrove, il sistema può. Però sono questioni veramente filosofiche. Alessandra, sei stata più volte sollecitata nell'intervento. Grazie Massimo, ringrazio per i quesiti posti, ne raccolgo diciamo, in particolare due, uno di Sergio Azemi che chiedeva in merito all'ESG. Diciamo, dal mio osservatorio in realtà l'ESG è già assai più ampio, sia in termini di regolazione attraverso il sistema bancario, sia in termini di indirizzo della Commissione europea, e abbraccia in realtà tutte le imprese. Vero è, ma è un problema diverso che gli indici sintetici, fatti soprattutto diciamo lato investimenti, non lato credito, vengono per ora fatti soltanto
principi del campo di quotate ci sono, che sono quelle che hanno obbligo di dichiarazione non finanziaria e quindi hanno obbligo di disclosure. È evidente però che ci sarà una grandissima pressione a che le imprese tutte si attrezzino, perché se guardiamo anche solo l'ultimo esercizio di stress test imposto sul sistema bancario americano, tutto il sistema, diciamo le banche significative, hanno prodotto guardare tutto il portafoglio, comprese le piccole, con enormi problemi di dati, perché evidentemente i dati sono carenti. Quindi per il momento si tendono a usare delle stime più buone, meno buone, delle stime per quello che abbiamo a disposizione, ma c'è una grande pressione andare in quella direzione. Per cui, diciamo, secondo me il momento da questo punto di vista è assolutamente favorevole. L'implementazione è bizzarra, no? Cioè passare attraverso il sistema bancario era l'unico modo di farlo, perché è l'unica cosa veramente coordinata, che ha un'autorità di vigilanza unica, e sarebbe stato più logico farlo dal basso, con una politica industriale coordinata che quindi passasse dalle imprese e le aiutasse a fare questo percorso, ma quella parte lì è totalmente carente, ci sono grandi linee di indirizzo, ma è molto difficile, diciamo, fare il forcement. Però via regolazione bancaria ci si arriva, perché alla fine del percorso questo vuol dire un migliore rating creditizio, un minor costo del credito, un migliore accesso al credito e dall'altro lato anche una maggiore attrattività per gli investimenti. Stesso tema, identico, diciamo, perché vi ho lavorato tanto sulla E, ma la S e la G devono necessariamente seguire. La dottoressa proponeva un tema, diciamo, ancora più complicato, dice, va bene, dovremmo avere delle policy, ma poi ci dovrebbero essere anche delle policy all'interno delle aziende, che è un'osservazione molto corretta. Io credo che su questo, diciamo, si sia fatto molto, ancorché assolutamente non abbastanza, e in maniera totalmente eterogenea tra settori e tra classi dimensionali di imprese. Gli imprenditori possono essere convinti in due modi, perché realizzano risultati migliori, e la letteratura, diciamo, dimostra ampiamente che c'è una correlazione positiva tra donne in ruoli manageriali e aumento della produttività, così come tra donne nei consigli e miglior performance dell'impresa. Dimostra addirittura, guardando gli ESG, che dove ci sono donne imprenditrici la S è tendenzialmente più al centro delle attenzioni, e quindi le politiche sociali dell'impresa sono più elevate. Questo ovviamente non è abbastanza, c'è una considerazione più macro per cui le policy devono sostenere, ed è che dove il gap di partecipazione al mercato del lavoro tra maschi e femmine è più basso, il PIL pro capite è più elevato, che non vuol dire che i salari sono più elevati. E facciamo attenzione, in tutti i paesi l'ingresso delle donne sul mercato del lavoro inizialmente porta a una caduta dei salari, però diciamo chi partecipa è una platea più ampia, quindi il PIL pro capite il che dovrebbe spingere in termini di policy a incentivare le imprese che hanno al proprio interno sistemi che incentivano la diversity. Prima tra tutte, in termini di quote di genere, ma nel modo di vedere ovviamente non solo, no? anche etnia, anche mezzo culturale. Qual è l'unica legge che veramente va, a parte quote rosa, in questa direzione? La legge a tutela dei disabili, se uno ci pensa, questa è una legge a tutela di una minoranza che funziona, perché è un enforcement di nuovo, no? E che viene anche con incentivi fiscali. Quindi le misure funzionano, si tratta di volerle, diciamo, in qualche modo mettere in opera. Faccio un'ultimissima considerazione, mi piace Massimo. Io dico solo una parola per entrare nel dibattito.
dibattito concorrenza e democrazia, anche perché ci vorrebbero giorni. Esatto, la parola che manca in mezzo a concorrenza e democrazia è inclusione e riduzione delle disuguaglianze, cioè la differenza sta lì. Bisogna che ci prendiamo carico anche dell'inclusione, altrimenti non risolveremo mai, diciamo, in qualche modo lo iato che si crea tra concorrenza e democrazia. Sì, no, molto brevemente, perché il dibattito è stato interessante. Volevo giusto sottolineare come negli ultimi 20 anni, che sono i primi di questo millennio, noi abbiamo avuto 4 crisi, di cui una sola economica, perché abbiamo avuto il terrorismo all'inizio di questo secolo, con la parte del dottor Gemella, abbiamo avuto la crisi finanziaria, poi la pandemia, adesso la guerra. Ecco, dobbiamo fare attenzione, effettivamente gli ultimi strumenti distorcono quello che sono l'economia, incidono sull'economia. Come economisti d'impresa dobbiamo trovare soluzioni e risposte. Bisogna stare attenti a non perdere l'ancoraggio con quelli che sono alcuni principi, di forma per seguire quelli che sono eventi che magari necessitano di interventi di carattere straordinario, ma speriamo che siano veramente straordinari e che poi, quando si torni alla normalità, ce ne si possa sbalanzare. Pietro. Tutto interessante. Nicola. La cosa che mi fa pensare è questo strano modello di economia e di società che si delinea in questi anni, che è un modello nel quale la concorrenza sta sui mercati di capitale, dove c'è, dove lo dicevo prima, no? Dove c'è, entrano, escono, non ci sono barriere, eccetera. Il mercato del lavoro, dove la concorrenza cresce ed è assoluta, l'esempio dei rider, insomma, l'esercito che arriva e preme, e fa crescere l'offerta di lavoro, produce quello che sappiamo, cioè ci sono più sindacati, e c'è in mezzo un mondo di imprese complicatissimo, molto variegato, in cui non è detto che le tendenze non siano verso il monopolio, e in cui i monopoli, naturali o meno, sono comunque esposti alla concorrenza sul mercato dei capitali e approfittano della concorrenza sul mercato del lavoro. Allora, questo non è un modello di equilibrio, manca qualcosa, cioè forse c'è troppa concorrenza sul mercato dei capitali, forse abbiamo privatizzato un po' troppo, forse privatizzare i monopoli naturali forse non è stata una buona idea, il price cap non funziona, le ferrovie non privatizzate meglio. Quando abbiamo privatizzato, arrivavamo da un dibattito su come privatizzare, che sono cancellato dalla crisi, abbiamo privatizzato sui mercati all'anglosassone. Io ero molto d'accordo sul farlo, forse non abbiamo fatto bene, ma riflettere un po' meglio su come evitare di finire nelle mani del capitale impaziente, non del capitale paziente. Però questo è un tema. L'altro è la gestione dei monopoli naturali esposti al mercato, quindi che non premano troppo sui costi e stiano attenti alla sicurezza. E l'altro è la tendenza al monopolio delle società che competono, che produce problemi di democrazia. E poi c'è il mercato del lavoro. Il problema della democrazia in Cina è il pluripartitismo, eccetera, ci si arriverà quando? Ma è che non c'è lotta sociale. Questi hanno, diciamo, distrutto le condizioni di vita di chi lavorava. Poi certo che la gente non moriva più di fame, però per non morire di fame, eccetera, no? Era messa in condizioni di lavoro disumane. Non c'è lotta sociale, e la mancanza di lotta sociale è una vulnus per la democrazia, anche nei nostri paesi. La democrazia è fatta di pluripartitismo e di rappresentanza, nel bene e nel male, con tutti i rischi che ci sono dell'inseguimento fra prezzi e salari, eccetera. Però questo è un tema che c'è, altrimenti si fa concorrenza e meritocrazia tra i rider. E non va bene, ha ragione Sandra, no? Che si crea questa tirannia del merito, per cui chi non ce la fa è anche immeritevole, è anche un po' fesso e se lo merita. E a questo punto nasce il populismo, nasce
il disastro, lo scollamento della base del consenso delle democrazie, ma non va bene. E quindi nella nostra generazione, se non ce la fai, perché non ce la fai, sei vittima di disuguaglianze, c'è il sindacato che ti aiuta, ci sono soluzioni collettive. E queste cose non ci sono più, e questo non è un aiuto per la democrazia. Quindi secondo me un po' di strada abbiamo da fare per riprendere quel bel cammino su cui noi speriamo che l'umanità sia orientata. Grazie, allora io inviterei attività. Grazie della vostra presenza e buon Festival dell'Economia d'Italia.